Ciao Dom, come Eccoci. Bene. stai? Bene, abbiamo aperto. Bello perché ogni settimana c'è una sorpresa. Sì, Questa ah. settimana è una bellissima canzone. Com'è nata sta cosa di questa canzone? Beh, molto famosa con Giovanna Nocetti. Ma perché io e Giovanna collaboriamo da tantissimi anni, insomma, da quando abbiamo fatto Museum of Wonders, che era il 2009, e c'è sempre stata da allora un'amicizia molto forte, una stima reciproca molto, molto grande. Io ho girato vari videoclip per lei, era un po' un sogno di fare un duetto con Giovanna, quindi alla fine l'abbiamo fatta. Rigorosamente senza maglietta. Ovviamente, non c'era Oggi neanche la parte di invece l'hai sotto. messa, per fortuna, per fortuna. No, ma sì, ora stai bene anche vestito, comunque fattelo dire, fattelo dire. dai, Intanto approfitto per scopriamo un po'. esatto. Tanto approfitto per salutare Vittorio, Thomas, Chris Cronenberg, Enreka. Benvenuti Giorgione, benvenuti su questa nuova live. Vi ricordo che Domiziano è qua tutti i giovedì, quando possibile, insomma, l'altra volta abbiamo saltato. Oggi siamo un po' in ritardo, comunque parliamo di Cina, facciamo un po' di chiacchiere sul più e il meno, questi argomenti molto interessanti. Adesso intanto mi apro. Io sono sempre curioso perché a te piace trollare la gente, no? Sui social. Allora sono sempre curioso di cosa scrivi. Io? Sì. No, io sono serissimo. No, infatti sei serio. Ho usato un termine scorretto. Non è che tu Non trollo, io non sono proprio trolli tu serissimo. È che non proprio. mi prendono sul serio, Ah, ecco. purtroppo. Ah, ha detto che siamo ritardati. No, l'ho perso proprio. Cioè, sì, si divertono. Più li insulti e più si divertono, capito? Scrivono delle minchiate assurde, gli dici che sono dei coglioni e loro ridono. Ah, perché no? Perché si sentono ancora più intelligenti, no? Certo, infatti Cioè, io parti. Dimmi, dimmi. leggevo una critica giorni fa. Aspetta, a Psycho, film sopravvalutato, sopravvalutato, pieno di errori di sceneggiatura, una Sì. roba Penso proprio. che per me è molto bello anche il 2, che non è. Ah, due stupendo. Non Infatti. come il primo, chiaramente, cioè, mi manca un po' l'anima, ma insomma, è un filmone, ci cioè, aveva dato una responsabilità incredibile. Il 3 è fighissimo pure. Il 3 lo ricordo meno. È quello con i Il capelli 3 è più. Sì, proprio uno slasher anni 80, proprio bellissimo. no, io Proprio li ho anche quello recensiti sottovalutato. tutti, però ho questo problema di memoria. Comunque sì, a parte ce n'è uno finale, mi sembra molto brutto con questa radio, queste chiamate alla radio, no? Cioè, sai proprio il classico. Cioè, lui Ma sente questo. forse la serie TV che hanno No, è tipo il fatto. quarto, una roba del genere, ma è molto Ma il quarto brutto. era un prodotto Ah televisivo. sì, forse era un film TV, forse era un film TV, esatto. Sì, sempre meglio di altri, insomma. Certo, ovviamente. Certo. Ma sì, è un mondo in cui si può sentire veramente criticare. Cioè, la critica si può fare anche a Hitchcock, per carità, anche se è molto difficile trovare qualcosa. Cioè, proprio bisognerebbe andare, non lo so, cioè, o uno di pari livello dovrebbe mettersi lì e dire qualcosa, ma. Vabbè, diciamo che Hitchcock ha fatto la scuola del cinema sotto tanti punti di vista anche di linguaggio, quindi praticamente ha insegnato a tanti, c'è poco da criticare nei suoi film, insomma. Io l'altro giorno dicevo che vabbè, si sa che la maggior parte delle tecniche e il linguaggio è stato sviluppato all'inizio del secolo, no? Il linguaggio cinematografico, quindi tra gli anni 20, 30, no? E l'altro giorno dicevo appunto che forse è uno dei pochi che è andato proprio ad aggiungere un bel pezzo di linguaggio cinematografico moderno, nuovo. È stato proprio lui, quindi riuscire oggi a criticare Hitchcock, forse non capirlo all'epoca è più perdonabile, non lo so. Ma in realtà all'epoca lo capivano pure abbastanza bene, è oggi che si perdono gli No, io strumenti per penso capire. proprio al fatto che lui non ha mai vinto un premio, che comunque, per esempio, mi ricordo che La finestra sul cortile in Italia venne fatto un titolo, tipo un film guardone, una roba così, no? Cioè, cioè, non fu capito subito qua, siccome Vabbè, era di diciamo che la genere. censura dell'epoca era anche
molto più Anche il forte perbenismo, di no? quella di Anche oggi. Sì, cioè già questo bisogna vedere i film con gli occhi dell'epoca, cioè negli anni 50 magari anche Sim. una donna in reggiseno era già come oggi una Reagan che si infila il crocifisso, per capirti, cioè Sì, era veramente molto, era troppo, sì, era un molto affronto quasi anche, oltre. Sì, oggi no? dici sì, vabbè, ma che è, sta in reggiseno, cioè però la scena della Leigh, per esempio, che si prepara a fare la doccia, Tra no? l'altro il Che reggiseno è molto sta. importante in Psycho. Sì, perché inizialmente lui voleva girare senza addirittura, gli fu praticamente impedito. E ci sono delle scene dove, se tu noti, che Psycho ha delle barre nere in basso molto più alte in alcune scene, Per perché coprire. stanno censurando la scollatura di lei. Quindi, insomma, c'era una visione differente. Chiaramente oggi dice, vabbè, ma che è un topless? E all'epoca però, cioè, se pensi che Anche nella se abbiamo detto gilda. anche in un'altra live, si sta tornando un pochino invece a un po' Sì, di diciamo, puritanesimo. no, moltissimo, però se tu pensi che in Gilda, per esempio, con la Hayward fece scalpore quando lei si toglie il guanto cantando Put the Blame on Mame, Troppo quella scena fece erotico. scandalo, sì, fece scandalo, perché era una roba su, o il bacio, l'alluce della statua ciucciato nel cane andaluso di Buñuel. Quella scena fu ritenuta presa al limite della pornografia. Quel film fu censurato, bannato, condannato in mille modi, insomma, non tanto per il taglio dell'occhio, ma quanto più per lei che ciuccia l'alluce alla statua. Siamo sempre lì, cioè la violenza alla fine la vuoi, come dire, promuovere, Comunque è perpetuare. il contesto anche che poi misura, cioè l'anno, cioè l'epoca, il paese, che misura poi quanto è scabroso un film o meno. Alla fine, Ma no? sì, oggi Cioè dal buon scabroso. dal costume del popolo che lo riceve. Tra l'altro, parlando di buon costume, scandali e i miei post da troll che non lo sono, proprio ieri parlavo di Jennifer Aniston. Ma infatti volevo chiederti di questa Che può essere notizia per uno cui spunto interessante, si sì. chiama Jennifer Aniston, io ti leggo solo il titolo, poi mi spieghi tu ai nostri. Però fammi dire solo una cosa. Uno, se ci date un feedback sui volumi, perché ogni volta è meglio essere sicuri, così non andiamo. Se sono giusti, stesso volume, eccetera. E poi vi invito a fare domande a Domiziano di qualsiasi genere, scabrose anche. E soprattutto sui film, se avete magari curiosità di sapere che opinione ha su un film, tanto le mie opinioni le sentite sempre. Quindi. E poi vi leggo il titolo di questa notizia che dice: React, insomma, gli è stato offerto l'Intimacy Coordinator e lei per le scene di sesso in questo nuovo film, e lei l'ha rifiutato, no? Reacted. Che cos'è questa storia? Spiegalo perché secondo me non lo sanno tutti ancora. Ovviamente, ma meno male. Allora, praticamente, dopo il Me Too, Gonza, abbassati il volume, dopo il Me Too, cioè questo scandalo delle, come si può definire il Me Too? Questo movimento, no? In cui praticamente le donne, ma non solo, hanno cominciato a fare un po' di casino sulle molestie presunte o reali subite sui set dei film. L'America, perché tutte le cagate nascono quasi sempre da lì, l'America moralista ha creato nei set questa figura fondamentale che è l'intimacy coordinator, cioè il coordinatore di intimità, che subito gli italiani, perché Tu vuoi fare l'americano, praticamente era una canzone di Carosone, ma anche un americano a Roma con Sordi. È dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che gli italiani sognano l'America, no? E di essere come gli americani, che poi, voglio dire, cioè è uno dei popoli più con l'analfabetizzazione più alta del mondo, quindi non so che cosa vuoi aspirare, però diciamo subito hanno assorbito anche loro questa figura. E quindi cos'è l'intimacy coordinator? È una persona messa lì, non si sa quale titolo esattamente, cioè il titolo sì, nel senso non si sa qual è la sua qualifica, qual è la sua scuola, perché mai che studi intimacy coordinator a scuola, cioè è quello che fa da tramite È un fra il regista e gli intermediario. attori, sì, in pratica per le scene di nudo o di sesso, cioè
che ne so, io regista dico: Gonzo, io vorrei che questa scena tu mi mostri il culo sotto la doccia, no? Ma non te lo devo dire io lo devo dire all'intimacy Perché coordinator. sennò potrebbe risultare come una molestia. Sì, quasi che io te lo impongo e tu non vuoi, no? Perché tu non è che leggi la sceneggiatura prima di fare un film, giustamente dici, tu vai lì, Champagne. oggi che c'è da fare, ragazzi, no, oggi fai vedere il culo, ma io non volevo, non, questa cosa non la Mi sapevo, sono cioè, sentito, potrebbe essere, mi sono sentita o sentito oh. obbligato. Obbliga, sì, praticamente, vabbè, quella viene invece da te e ti dice: ma no, Gonz, mostrare il culo in questa scena è veramente importante per lui. Qual è la tua zona di comfort? Quanto lo vuoi far vedere? Di tre quarti? O lo vuoi che lo trucchiamo prima per renderlo più liscio? Ecco, cioè, praticamente sarebbe questa la cosa. E giustamente Reniston, per fare queste scene di sesso, ha detto: grazie, sono una professionista, ho esperienza, me la cavo da sola, ciao. E l'ha mandato a fare il culo praticamente. Quindi, quello che dicevo io, in un mondo di frignoni, siate come la Aniston, cioè prendetevi le vostre responsabilità, le vostre scelte e credete in voi stessi, perché invece ieri, sempre, dopo che ho fatto quel post, ora mi tocca farne un altro, dopo che ho fatto quel post, ho letto invece di un attore italiano, attore, no, perché no, a parte tutto, stai in un film di Ozetek, oramai Ozetek era partito molto bene, poi dissiamo Ozetek, era partito molto bene, Siamo adesso se non fanno il Grande Fratello o l'Isola dei Famosi non li prende a fare i film lui, poverino, cioè, quindi la dote per Ozetek che devi stare prima nudo e poi aver fatto qualche reality, perché attori non se ne vede proprio più l'ombra. E questo attore ha raccontato appunto proprio ieri in questa intervista invece che su questo nuovo film prodotto da Netflix per Obsetek c'era la figura dell'intimacy coordinator che è stata fondamentale. Hanno veramente creato un team, lui, intimacy incredibile. coordinator, e sì, hanno veramente superato questi momenti difficili perché c'è questa scena. Che lui però ammette che l'aveva letta in sceneggiatura, che c'era questa scena dove lui sta seduto sul divano a gambe aperte, a palle all'aria. Fortunatamente lui, ecco, diciamo, ha un buon rapporto col suo corpo, sta in pace con se stesso, quindi è riuscito a affrontare questa difficoltà della vita in maniera così senza traumi, grazie anche come si dice, l'intimacy coordinator. E insomma, poverini tutti quelli, cioè, che ne sanno quelli che devono lavorare in miniera o che, Sì, poi capito? mi viene da dire che comunque, proprio perché ci possono essere effettivamente delle molestie nei campi di lavoro, no? Cioè, non solo nel cinema, no, intendo in generale, cioè, appunto, non è una questione cinema, possono esserci delle molestie, delle violenze, no? Anche Ma sottintese. su un No, set. no, ma volevo solo, non Con volevo 300 buttarla sul cinema. persone intorno, no? Ecco, cioè, No. ma chi te molesta? Perché il regista ti dice adesso mettiti sul Ma divano a infatti mi sembra gambe che si stia spostando l'attenzione, perché se un aperte. regista ti molesta non è certo quello il momento, magari è un altro, no? Se Ma proprio ti deve. se ti molesta, sicuramente ti molesta al di fuori. Non con mille testimoni che stanno E guardando. se ti molesta al di fuori, tu hai tutte le tue capacità per denunciare Ma dopo. infatti, ecco, appunto, io volevo dire Cioè. questo, che secondo me invece per una maturazione del popolo, della civiltà, è proprio questa assunzione di responsabilità che dobbiamo prenderci, non che mettiamo un intermediario che ci solleva dalla responsabilità di dire no, tu non mi puoi molestare, che poi non è in quello il caso, non è il set, il luogo, però sembra quasi che noi... Non, No, ma cioè... è ridicola sta cosa, cioè è veramente ridicolo pensare che su un set dove si sta tutti lavorando, e allora scusami, ma il truccatore non ti potrebbe stare molestando mentre ti trucca il culo? O Se la no, se... parrucchiere o la parrucchiera o il parrucchiere mentre ti aggiusta la barba, te lo appoggia, cioè Ma io non potrebbe penso essere anche quella. No, ai massaggi, no? Quando vengono ma io sto fatti, ma parlando anche i proprio sempre massaggi del proprio quelli set. terapeutici o rilassanti. No, io sto No. parlando proprio del set, cioè sul set ci sono altre forme di Sì, contatto sì. che non sono quelle in scena, no? E allora è assurdo che tu mi metti una figura a coordinare una roba palese fatta in scena quando per dirti dietro le quinte possono succedere altre Per 3.000 questo cose. mi Allora fa ridere. metti la polizia che gira sui set, Mi mettiamo, fa perché ridere quello che ha veramente. scritto Chris Cronenberg. Pagherei per sentire un dialogo tra Gaspar Noé, Lars von Trier e l'Intimacy Coordinator. Ma non Tu credo che ci loro lo pensi? abbiano, non Ci...││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 
Infatti, cioè. no, infatti era ironico. Però penso anche che se lo fai in un lavoro, cioè se lo fai in un lavoro come il cinema, allora il massaggiatore non potrebbe essere un molestatore. Il parrucchiere che ti appoggia, il parrucchiere che ti appoggia sempre il pacco sulla spalla quando io purtroppo questa esperienza non ce l'ho da tanti anni perché non vado più dal parrucchiere, ci andrei solo per quello. Lo so, però io che ci vado, mi appoggio al pacco sulla spalla, sai cosa penso? Penso alla fine lui in questa posizione mi sta tagliando i capelli nel modo migliore, quindi lo lascio fare. In realtà no, ti sta più scopa, te lo vuole solo appoggiare. Vabbè, comunque. Vittorio sento... vuole sapere da che parrucchiere vai perché ci vuole andare anche lui. Esatto. Ma solitamente comunque a me capita spesso, quindi non so se evidentemente ho delle spalle molto attraenti, non so. O è molto dotato, lui non se ne è. Esatto, e quindi arriva a arriva a prescindere, esatto. Diciamo che io non mi sono scandalizzato, Ma ti posso dire una cosa, io per esempio come regista indipendente, perché ripetiamo sempre che faccio film low budget, ho lavorato con personaggi molto famosi che hanno accettato di lavorare a volte gratis, insomma diciamo a grandi linee, però sono un regista indipendente, quindi sui miei set non si vedono né soldi né fama, ok? Nonostante tutto ti posso dire che per esempio a me è successo che ci sono state delle attrici, due, che non famose ovviamente, che ci hanno comunque provato in maniera molto molto disperata con me, già nei provini, cioè, e poi un altro regista che ha lavorato con una stessa che avevo provinato io, mi ha detto che anche con lui lei si era molto, molto data. Nel senso che si era proposta di andare oltre al problema, sì. Capisci? Allora io adesso penso... Questa però no, per esempio tra donna che è molto difficile che se una donna ci prova insistentemente andando magari un po' oltre è difficile che venga percepita come una molestia questa cosa. Ma io ho denunciato. Allora, tra l'altro io non ero solo, ci ho anche riso molto perché a me il mio editore di regia mi ha detto ma tu davvero vorresti prendere una così da mettertela sul set? E io ho detto a me che mi frega, cioè a me serve che si mette nuda, quindi cioè più è spigliata e meno rotture di coglioni avrò sul set, capito? Però effettivamente mi rendo conto che era una figura un po' eccessiva, però appunto quello che ho pensato io, se al mio posto ci fosse stato un altro che magari cedeva a certe avance, no? O al contrario, cioè alla fine magari ci passi te per quello che ha molestato, capito? Però effettivamente succede, questo voglio dire, succede, no? Nei livelli bassi del cinema indie, perché ti ripeto, tu fare un film con me non è che diventi famoso, quindi se tu hai questa disponibilità con me, immaginati con altri che stanno a un livello superiore, no? Sì, cioè, allora, non per, però la gente fa veramente di tutto per diventare famosa, quindi... Sì, sì, però appunto dico, ci sono sicuramente certe cose accadono, però ecco, ti ripeto, non accadono sul set, perché adesso che un regista magari ti dica, ti faccio la battuta, mettiti adesso a pecora nella posizione che ti piace davanti a 300 persone, tu non puoi, magari può essere di pessimo gusto, però non puoi dire che ti ha molestato, che ci ha provato, capito? Perché stai in una situazione, puoi dire di pessimo gusto, non è professionale. Però appunto, ti ripeto, chissà quello che accade al di fuori delle scene, no? È avere una figura in più. E quindi devi pagare un'altra figura in più sul set che si mette a fare da tramite tra te e l'attore, ma allora il regista non serve più a niente. Cioè, l'intimacy coordinator di un set è il regista, è lui che deve avere la sensibilità e la capacità di parlare con gli attori, e gli attori devono avere la fiducia di rapportarsi a lui. Se non ce l'hanno, non lavorate con quel regista. No, infatti io immagino anche per una persona che non si è mai spogliata, spogliarsi significa avere molta fiducia nel regista. Ma una persona che non si è mai spogliata, no? Cioè, e accetta di fare il film, lo fai per due motivi, o perché credi nello script, o perché ti pagano bene per farlo. In ogni caso, hai scelto tu di farlo, non è che puoi arrivare lì con il dramma psicologico e di dire, oddio, adesso mi devo togliere le mutande. Cioè, l'hai scelto tu, è un lavoro che stai accettando di fare, che nessuno ti ha obbligato a fare. Lo vuoi fare? Bene, non lo fai tu, lo farà qualcun altro. Cioè, però sta cosa che deve passare come questo grande sforzo psicologico, questa... Cioè, l'Aniston ha detto, non rompete i coglioni, cioè, sono una professionista, lo faccio da sola. Quest'altro perché... Che poi non prima... è che lei abbia fatto chissà quali... Cioè, sì, qualche scena di nudo l'ha fatta, ma non è che abbia fatto cose
No, appunto scabroso. ti dico, cioè, quest'altro che viene dall'Isola dei Famosi e per mettersi nudo sul divano, cioè che quando stai sempre a palle fuori su Instagram e adesso per fare la scena nel film, meno male che c'era questa figura che mi ha aiutato a superare questo momento psicologico devastante. Ma vai a fare il culo, te e chi ti ci ha messo praticamente? Dai, cioè, perché veramente stiamo arrivando a dei livelli patetici su questi discorsi dei. Sono tutti questi drammi, no? Questi drammi. E a proposito di drammi, avrai letto, Oh, no, infatti ti stavo per chiedo dire, di dire ma se adesso mi sei. rubi anche il lavoro, che il mio Ti è rubo collegare anche una cosa all'altra. Cioè, a proposito di lamentele, ho visto un simpaticissimo post di registi che si lamentano perché il loro film sta poco in sala. Interessante in questo questo. caso registe, quindi non faccio nomi, ma ce ne stanno due, non è che ce ne stanno tante. Stanno Parliamo a di. piagne, tutte e due sui social perché il loro film, cioè, ci ha lavorato così tanta gente. Anzi, te lo leggo un post, non faccio il nome, però ti leggo il post. No, perché ragazzi, Ma sì, veramente, siamo ma arrivati a questo, cioè siamo arrivati a questo, a fare i pianti con i film prodotti dallo Stato. Con i soldi statali, con le produzioni che escono in sala, siamo arrivati a piangere, ma non è tanto quello, perché io ci posso anche stare sul discorso mi che. perdoni solo un secondo, un'emergenza, un Ma minuto come solo. no? Intanto se vuoi, intanto tu so che puoi intrattenere tutti. Sì, allora leggo intanto questa roba. Non ci dormo, non mi rassegno. Dopo il primo weekend le copie del mio film sono state dimezzate. Poiché dopo il primo sabato e domenica il film non ha fatto il numero che i distributori e gli esercenti si aspettavano. Al momento resiste da più di una settimana in sole quattro sale in tutta Eccomi. Italia e credo che a breve sarà tumulato. Pardon. Il produttore mi dice che le poche sale rimaste dopo il primo weekend non si sono riempite e dunque non c'è stata più la disponibilità. Ora io non mi aspettavo grandi numeri, non ho mai creduto che il film potesse mettere d'accordo tutti né che fosse un capolavoro, ma posso dire che dentro c'è tantissimo lavoro da parte di molti professionisti. C'è tanta cura, passione, c'è dentro il nostro sudore, la nostra fatica, il nostro ragionamento, la tenacia. E non posso farmene una ragione, non posso perché nonostante un esercente mi abbia scritto che il film non ha entusiasmato il pubblico e sono stati costretti a ridurre gli spettacoli. Possibile l'assenza di nomi altisonanti o produzioni potenti debba generare un oblio così immediato e ingiusto? E bla bla bla, tutto Mamma sto mia, no, pianto. io ne ho sentiti Allora, di però. lamentele di questo tipo, ma mai così No, ma tanto. sì, ce ne so. Però io dico, no, ingiusto il mondo che non ti permette di tenere il film in sala più di un weekend, che tra l'altro, come ammetti tu, è un flop. Ok, partiamo da questo. Ma quando questa sorte è toccata ai film dei tuoi colleghi? Quando Marco Bellocchio si è visto 40 sale col suo capolavoro in sala, mentre Zalone aveva 200 sale monopolizzate con un film di merda di commedia e Bellocchio aveva il film solo in 40 sale. Dove stavi tu? Stavi piangendo insieme a Bellocchio? Stavi facendo non è giusto che il film di Bellocchio non abbia spazio? No, quando il film di Ciprio Il Maresco è stato bannato dalla censura, Totò che visse due volte. Dove stavano tutti sti registi a fare la solidarietà con questi altri colleghi? No, perché ci piangiamo addosso solo quando l'orticello che si tocca è nostro. E allora piangiamo perché il mio film non è giusto. Ma ringrazia che è arrivato in sala con i calci in culo che c'hai, che è arrivato in sala il film. Sì, poi c'è questa tendenza a mettersi in bocca salviamo le sale, salviamo il Sì, cinema, salviamo qua, ma salviamo le solo sale quando fa quando c'è il comodo. mio film. Esatto. Ma anche per esempio la critica feroce del social, no? Che è film di merda, è guardabile, si deve vergognare, tutto questo atteggiamento qua, diventa deplorevole nel momento in cui tocca i loro film. Però io ti posso dire che ho diversi registi. E tra i contatti che quando si tocca loro commentare i film degli altri, film di merda, vergognoso, uguale. Ne ho Quindi non ho visti tanti. capito, cioè, sono d'accordo sul fatto che bisognerebbe parlare di film con un pochino di rispetto, almeno quelli che sono veri film, non quelli amatoriali o che sono delle prese in giro. Però mi sembra che anche lì ci si riempie la bocca di queste frasi, salviamo il Ma cinema in infatti, io sala. Poi quando un sono i primi che regista. scaricano, salviamo il cinema in sala, poi scaricano tutto. No, Poi io c'è. quando un regista parla male di altri film, specialmente molto va di moda fra i. Adesso ne ho visto un altro giovane regista di talento, devo dire, che se su YouTube ormai, su YouTube, sì, su Instagram, quello che è, insomma, fa solo video dove critica Michael Bay e Nolan, eccetera.
Cioè, voglio dire, ma tu sì, hai talento, hai fatto bei film, ma vallo a fare un film di Michael Bay o di Nolan. Fai 3 minuti e poi ne riparliamo. Perché sta gente veramente ridicola. È facile criticare il lavoro degli altri quando tu non fai un cazzo. No, Cioè, è anche molto, molto perché facile. loro spostano telecamere e set che costano più di quanto guadagneranno loro in tutta la Ma io, vita. guarda, stavo facendo un'altra intervista giorni fa, stavo proprio dicendo una cosa, cioè che certa gente sopra un film di Michael Bay si perderebbe solo per andare a portare caffè. Cioè, gli dai 10 caffè da andare a portare e questi si perderebbero per strada perché non sanno manco chi è il direttore della fotografia, regia e aiuto regia, e si Sì, perderebbero lì per anche, strada perché diciamo, sono dei set talmente grandi anche per e fare ora il in bisogno di galoppino, comunque alloggi. devi essere Esatto. sveglio, no? In quel Ecco, senso. questa è gente che si perderebbe a portare il caffè. Figurati a fare 30 secondi di un film come quello dove devi muovere 30 unità insieme. No, Cioè, ma e infatti. centinaia di persone insieme da coordinare. Questi non sanno veramente di... Cioè, ormai è come quelli che giocano a calcio, ci sono le partite, e dal salotto di casa, fai così, vai lì, ah, non capisci un cazzo. Sì, da seduto sul divano con una visione globale, sopravvi Sotto, no, tutti a giocare esatto, a calcio, vai a fare il dall'alto, culo esatto. sul campo a giocare, poi ne rimani, facci vedere quanto sei bravo. Io lo dico sempre, uno, ecco, quando trollavo, per esempio, lo faccio ancora, e ogni volta che leggo nei post, tipo, ah, se è bella quella, allora sono modella anch'io. Ah, ci vorrebbe la rivoluzione, ci vorrebbe la guerra. E io sotto quei commenti sempre gli posto, quando si parla di guerra, gli posto sempre il link della regione straniera dove ti puoi andare a iscrivere e partecipare attivamente a una rivoluzione. Quindi è gratuito, iscriviti, vai a morire per la patria. Oppure quando dicono, ma se è bella quella, io gli posto già tutti gli indirizzi delle lab, tipo Elite o Gucci, eccetera, dove ti puoi andare a proporre come modella. Cioè, se sei meglio tu, no? Perché stai a casa a girare il sugo? Vai a fare le sfilate che ti pagano tanto di più, non saresti più contenta? O sei così umile che davvero vuoi rimanere fregna a casa tua senza condividerlo con nessuno? Vorrei Cioè. però vorrei spezzare una lancia per chi gira il sugo. Perché Chris Cronenberg è è uno chef. Ah, meraviglioso, invitaci tutti a casa. No, lui cucina a casa dei ricchi, quindi è uno Allora ti chef, invito a casa è mia, una, che è io uno sono chef notoriamente errante. ricco. Ma secondo me viene sicuro, perché è un amante del cinema, avresti sicuramente mille cose da raccontarmi. Allora affare fatto, dai. No, questa cosa di Michael Bay, o anche come si chiama l'altro, quello dell'Alba dei Morti Viventi. Comunque questi registi sì che fanno i blockbusteroni, vengono, a parte che mi viene da dire a questo ragazzo appunto che dice bravo, però si è messo a fare questa cosa, gli viene da dire ma ti sei messo in coda, ma non sei il primo che parla male di questi registi, cioè è anche un po' banale questa cosa, no? Di Ma mettersi fai in coda a farsi vedere, parlare ma poi, male di ma tu vuoi fare Michael Bay. regista? Che cazzo ti fa il canale dove parli dei film degli altri? Ma parla dei film tuoi? Cioè, nel senso, io vorrei avere un obiettivo nella vita, qual è? Cioè, ce l'hai? Perché, cioè, non, vuoi fare regista? Ma tu vedi Ozetek, per dirti, o Sorrentino, che parlano degli altri nei loro canali? Cioè, nel senso. No, questa cosa mi stranisce, cioè il fatto che uno provi a fare regista, poi provi a fare l'influencer, poi provi a fare. Cioè, mi sembra un po' che ci stai a provare a fare qualsiasi cosa pur di avere l'attenzione di qualcuno, non lui nello Ma specifico io, perché non so cioè, chi tra un sia. film e l'altro, chiaramente passa tempo, no? E magari ti annoi, è No, giustissimo. però è Io mi sono messo a fare diverso. pole dance, mi sono messo a fare la pole. Sì, Non però è rompi i un po' coglioni diverso. online a parlare dei film degli altri. Cioè, lo facciamo qua in queste dirette, così perché è un po'. Però, insomma, Sì, cioè. però non so come dire, mi sembra un po' come Salvini che partecipa alla Ruota della Fortuna, poi va di là, poi va di qua. Ma se vai a vedere anche l'altro, quello che parla benissimo inglese, era ospite, come si chiama? Io ragazzi ho dei vuoti di memoria. Comunque non è il primo politico che tu vai a vedere il passato e hai partecipato come ospite, Beh, basta come pensare alla pubblico. Mussolini. Beh, Basta pensare alla Renzi, Mussolini che. anche Renzi ha un passato come concorrente. Cioè, si vede che c'è questa proprio. Come se l'obiettivo non fosse fare cinema o fare il critico o fare arte. L'obiettivo è farsi vedere. L'obiettivo è farsi vedere. Invece, quello Poi, se che. non funziona in un modo, mi butto sull'altro, capito? Secondo me, la differenza, sai qual è, Domiziano? Che quello che fai tu non è farsi vedere, è far vedere cosa sai fare. È diverso, cioè far vedere quello che fai, quello
cioè quello che esce da te, quindi può essere una danza, un film, una poesia, un canto, mentre invece quello che molti fanno è cercare un modo disperato di far vedere proprio la propria immagine. Sai, io questa è una cosa che non ho mai capito, perché per esempio a me è successo spesso che quando mi chiedono le interviste, le cose, cioè, o delle recensioni dei film, no? Mi chiedono come materiale delle foto mie e la biografia. Allora, io dico sempre, ma se stiamo parlando del film nuovo che esce, che cazzo Io ne non fai te con l'ho le mai foto mie? chiesto. No, infatti, però dico, per quello che stiamo qua, però dico, cioè, tu Non ha che... senso, sì. Cioè, io dico sempre, metti la locandina del film, non metti la foto mia. No, ma perché tu con questi tatuaggi sei personaggio, attiri sui social, funziona. Sì, però a me interessa di più che si veda il poster del film nuovo che sta uscendo, perché così la gente lo memorizza, legge la recensione, vede la notizia, memorizza quella locandina. Quando il film esce, magari te lo vai a comprare, lo colleghi, no? Cioè, se tu vedi la foto mia, poi che fai? Cioè, nel senso, ti attira per leggere la cosa, ma poi, cioè, non Ma vedo il senso. se non E cioè, ha molto, poi sì, non ha molto senso no, e in perché. tante recensioni, tante interviste, vedo queste interviste, cioè esce il nuovo film di Tizio. 90% dell'intervista si parla dei cazzi del Tizio e poi 10% del film. Cioè, io normalmente dico sempre, a me sembra una strozzata una cosa del genere, perché, ma uno a chi interessa della vita tua o della mia, appunto, e, cioè, pensa, promuove il Sì, film, fa tutto mi hai lo fatto venire in sbattimento per mente il che film. una delle cose che mi. Un tarlo che c'è in questi giorni, e che penso sia il tarlo di molti, è l'informazione, no? E mi è venuto in mente sia prima, quando parlavamo del fatto della gente che critica Hitchcock in questo modo scellerato, e penso che abbia a che fare anche con l'informazione, cioè cioè con l'informazione intesa proprio le news, dove prendi le informazioni, no? In che cosa credi? E allora volevo chiederti, uno, tu come ti informi? Cioè, tu in che cosa credi? Come ti informi? Perché chiaramente il tema dell'informazione e disinformazione ormai colpisce tutti, no? Ma guarda, io non ho la televisione da tipo 25 anni. E pensi che sia un bene per l'informazione? Perché Ma potrebbe essere. intanto, ma io penso che è un bene per me, innanzitutto, perché da quando l'ho tolta sto benissimo. Io i film ho il proiettore, me li vedo a casa, come se fosse al cinema, praticamente, quindi proprio bene, me li godo. Diciamo che le informazioni ti arrivano oramai dappertutto, cioè tu apri, non è che devi andare nemmeno su un sito specifico, apri Facebook, apri Instagram e tra una cazzata e l'altra trovi sempre l'informatore che ti dice è successo questo, è successo quell'altro. Diciamo ci sono notizie che mi colpiscono di più e in quel caso le vado ad approfondire, cioè vado a leggere cosa dice il messaggero, cosa dice il giornale della stessa notizia, perché uno dirà una cosa, uno dice l'altra, fai una via di mezzo, magari vai a vedere cosa dice il sito straniero sulla stessa notizia e ti fai un po' un'idea, no? Perché poi spesso, ecco, quello che si dice in Italia, poi lo vai a leggere dalla stampa estera, è esattamente anche lì il contrario, no? Quindi io diciamo, quando c'è una notizia che mi interessa, me la vedo da più punti di vista, perché non mi fido mai della prima E versione. per esempio sul cinema. C'è tanta disinformazione, no? C'è cioè il pubblico, la gente che si scanna sui social, Ma il così cinema, è diciamo poco. che io credo che qua in queste dirette c'è tutta gente abbastanza sveglia a quello che ho visto. Mi sembra abbastanza palese che qualsiasi pagina di cinema, qualsiasi sito, qualsiasi pagina Instagram, eccetera, eccetera, che faccia recensioni di film, sono pagine pilotate, pilotate nel senso che o chi l'ha creata è un egocentrico che vuole fare il guru dell'informazione cinematografica e quindi lo fa per il suo ego, oppure sono recensioni che non sono assolutamente obiettive, sono di parte, perché lo vedi subito quando il filmetto sconosciuto del loro amico regista su Facebook è capolavoro da 8 stelle e poi magari il film di Ari Aster ce n'ha 5. Ecco, allora dici, Non c'è già una. oppure la stampa professionale, ragazzi, ormai la stampa professionale è pagata per dire che il film di Tizio è stupendo,
il film di Caio è meraviglioso, cioè ormai Beh, non guarda, io puoi ti fidarti. dico una mia piccola esperienza. Io sono stato contattato per sponsorizzare un film e nel Quello parlare. di cui parlavamo tempo fa, credo. No, no, una, no, no, Ah, no, un un altro. altro film non italiano. Mi è stato detto, ah, non fai la recensione. Io ho detto no, perché se mi paghi per promuovere il tuo film, quindi per mettere il banner o fare un articolo che ne parla, io non ti posso fare la recensione, non sarei credibile. Quindi gli ho detto: se vuoi, io ti faccio un articolo che approfondisce le tematiche del tuo film, ma non ti posso fare la mia recensione dove ti dico che il film è bello o brutto perché mi stai pagando, cioè c'è un conflitto di interessi. E questa cosa comunque mi ha colpito perché ho capito che invece ci si aspettava anche quello. Sì, no, ma ormai è così, eh. Cioè, a me addirittura mi scrive persone per, che ne so, dire delle frasi carine sui loro film da usare come presenta, no? Ovviamente parliamo di film indipendenti. Da usare tipo delle quote da mettere, pagare Sì, su. ha detto che è un bel film, a parte che tu neanche me lo mandi da vedere, cioè io dovrei basarmi sul trailer o Ah, su... neanche lo apprezzo. Cioè, io potrei dirti, Domiziano, visto che ti è piaciuto il mio film, Sì, ti va di scrivermi. Già così avrebbe un esatto. senso Sì, no, no, a migliore, no? parte che, esatto, cioè, Se però, ti fosse piaciuto, chiaramente, se no. sì, ma cioè, gli devi dire che è bello a prescindere, no? Già questo. No, perché ti ripeto, a me, io presento, ho messo il presenta su dei film, ma perché li ho seguiti dall'inizio, dalla fase di lavorazione fino alla fine, e ci ho messo il presenta, come nei film di Balerdi, per esempio, di Hernandez. Perché li ho seguiti nelle loro fasi di lavorazione, ci ho creduto, li ho aiutati C'è del tuo e comunque. sì, non è che ti presenta o mi è piaciuto perché, ma chi te conosce? Cioè, tra l'altro, no, non mi piace quello che hai fatto Quanto e costa un cioè, presenta? Non è un non ho idea, catalogo. non ho Un idea, ma non lo presenta di farei, ma ti dico, Domiziano. non lo farei perché poi, soprattutto almeno fino adesso, quello che mi hanno chiesto di presentare, anche no, grazie, cioè Per piuttosto. esempio, io nel catalogo Domiziano dice il film più estremo che abbia mai visto. Potrebbe costare tanto. Potrebbe Sì, no, costare ormai tanto. no, estremo sì, nel senso di rottura di coglioni, da quello che si vede, ormai sì, cioè un'estrema rottura di coglioni, ma poi ti dico, c'è gente, alcuni ho anche visto i corti, no? Che ti dicono, mi dai un parere, ho fatto il mio primo corto, che te ne pare? E io magari lo vedo e onestamente ti dico, è il mio punto di vista, non entro mai nel merito del... Mi piace, però ti dico quello che secondo me tecnicamente, oggettivamente non va, per esempio, no? Quindi la fotografia, questo passaggio di montaggio, questa parte di trama che non mi è chiara. Non è che ti sto dicendo fa cagare, ti sto dicendo quello che secondo me non va a livello proprio oggettivo, non soggettivo. E ti rispondono incazzati, o non ti parlano più, o non ti... perché non gli hai detto che è bello, bellissimo, ma c'avevo poco tempo, ma non avevo i soldi. Siamo sempre lì, se non c'è tempo e soldi, trovali. Prima di fare una cosa che nessuno ti ha obbligato a fare, perché è una cosa che vuoi fare tu, no? Anche Cioè, se poi falla bene, perché quella rimane per il sempre. professionista mi insegna anche il tuo documentario dove si parla proprio di questo, no? Del fatto che a volte si fa una cosa, si fa male perché non c'erano i mezzi. Quindi il professionista dice: sì, lo so, quella cosa è fatta male. Sì, Cioè, ne è ma il consapevole. professionista neanche ti va a chiedere il parere. Che ne pensi Sì, se sì, sai che hai fatto una sì. roba così così? Cioè, che vuoi? Vuoi sentirti dire bravo? Cioè, Ma ti posso dire questa cosa? Perché nessuno, o magari lo fanno, però ho l'impressione che non lo facciano. Se dovessi fare un film, magari l'ho fatto, lo devo montare, c'ho delle cose, magari lo sento prima un regista che può essere mio mentore, no? sì, se Perché proprio devo vuoi, per sì. forza farlo tu, cioè anche questo concetto qua, perché devo farlo tutto da solo? E poi vedere se sono stato bravo. Perché non posso farlo io in prima persona e una percentuale di questo film mi aiuta, mi dà consigli, mi dà tutta una serie di professionisti che magari hanno esperienza, Ma sono. sai, io non credo che nessuno è così cieco da non vedere quello che uno ha fatto, nel senso che io, per esempio, a volte, per Dol Syndrome, per esempio, io ho rigirato tutto il finale.
di Down Syndrome. Ma e come mai? Perché l'attore che faceva la vittima, che è un amico ed è un carissimo ragazzo ed è anche un bravo attore, quel giorno non era tanto in forma E non e è venuto bene nulla, praticamente. parlava, mi distraeva in continuazione. Alla fine io ho visto il girato e non l'ho neanche montato. Ho detto no, non ci stiamo, non ci siamo. L'ho chiamato e gli ho detto guarda, Yuri, che è un amico, io voglio bene da morire. Gli ho detto Yuri, dobbiamo rifare. Ah, ma perché di qua di là? Guarda, rigiriamo nell'interesse mio, nell'interesse anche tuo. E per favore, non mi parlare sul set, non mi parlare, ma no, perché mi distrai. Cioè, Certo. non mi siamo in tre a fare una roba delicatissima, non mi parlare più, fai solo quello che ti viene detto e abbiamo rigirato il finale di Down Syndrome, è spettacolare adesso, però abbiamo rigirato tutto. E che fa? Cioè, mi dovevo accontentare di tenerlo così, o quando ho tagliato mezz'ora di Museum of Wonders. Museum of Wonders è un film che è stato fatto coi soldi e anche con tanto tempo, cioè nel senso ci sono scene di pochi minuti che hanno portato via giornate intere di lavoro. Quando Deodato, non quindi uno qualsiasi, mi disse: Domiziano, il film è bello, ci sta, però che coglioni, taglia, 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 perché è una Sì, mi roba ricordo, l'avevi improbabile. detto anche qua in live. Esatto. E io ho tagliato perché lo sapevo che c'aveva ragione. Ci ho È un po' un provato a problema vendere. di un po' diffuso, quello di innamorarsi di tutte le scene che hai girato, no? Ho dovuto tagliare delle scene che abbiamo girato con tanta fatica, di cui una con che sta messa adesso nella Director's Cut, questo inizio con il barbone che racconta la storia, ci sono tutte queste persone che passano, è stata fatta tutta in green screen questa scena, tutti quei passanti, quelle cose, sono tutti aggiunti digitalmente, cioè è stato un lavoro di giorni fare una roba del genere all'epoca, e tagliare questa scena è stato, cioè sai, tu ti vedi quei giorni di lavoro chiuso in studio, Buttate sfumare. via, sì. Però Però che fai? forse è Effettivamente lì devi anche la buttare. grandezza di un regista, no? Avere Ma non quella è la grandezza, forza, la è forza di. l'obiettività di non. No, e questi gli critichi una roba oggettiva, una cagata oggettiva, e ti dicono: ma, allora non chiede i pareri, perché io adesso non li do più, perché ci rimango male io in realtà, perché ti trattano poi come se sei uno stronzo, invidioso addirittura. Cioè, è come se, cioè, se a me un amico mi dice: senti, ho fatto la carbonara, che te ne pare? E hai fatto una frittata, io gli dico: non è una carbonara, è un piatto di merda, punto. Cioè, Non ti perché, ma inviterò sai, mai a se, mangiare la mia carbonara. ma sai qual è il discorso? Vuoi fare la carbonara, che è un piatto particolare, eccetera, che va fatto in un certo modo. Se la fai male e uno ti continua a dire bravo, tu continui a farla male. Giusto, La no, prossima ma volta già impara quello l'ho a fare pensato la anch'io. carbonara e allora l'uovo lascialo liquido, se no non la fare, fai altro. Siamo un È po' lo stesso che si fa. disabituati alla critica perché forse siamo profondamente insicuri. È anche una società che ti cresce con questa competitività, che poi è una competitività dove nessuno di noi è competitivo, cioè almeno nella maggior parte dei casi la popolazione non è competitiva, anzi è abbastanza inetta. Quindi c'è cioè, è una pressione che però poi non aiuta assolutamente a essere competitivi in nulla. No, nel cinema indipendente che io sto, come sai, forse abbiamo già parlato pure qua, ho abbandonato, io sto girando il mio ultimo film con molta fatica, nel senso che lo finirò poi l'anno prossimo, credo a marzo finalmente. Fatica non perché faccio fatica a trovare le cose che mi servono per il film, quanto perché faccio fatica a trovare l'ispirazione per girarlo, la motivazione. Quindi lo sto, normalmente io giravo un film in 10 giorni, 2 settimane consecutive, adesso è già passato un anno e sto ancora a metà film, perché lo sto facendo 2 giorni qui, un giorno lì, 3 giorni là, quando mi sento abbastanza motivato per farlo, perché comunque lo voglio fare bene. Però effettivamente ho perso un po' la motivazione nell'approcciarmi a fare una cosa che mi piaceva tanto, perché purtroppo quando penso a che pubblico ormai vado a dedicare il mio tempo, onestamente mi passa la voglia, mi passa la voglia. Stavo leggendo tra l'altro un'intervista a Balerdi che hanno fatto un tuo collega rivale qualche giorno fa, e sotto c'è una pagina piena di hater, praticamente sotto c'erano tutti i commenti tipo: ah, sicuramente un film di merda, poi vedendo già chi lo presenta, cioè io già si capisce tutto. Ma a me, cioè, ovviamente sta roba non mi tocca né da un lato né dall'altro, però alla fine penso, ti sto tanto sul cazzo, però stai perdendo tempo della tua vita a commentare, a parlare di me, a scrivere che se lo presento Sì,
Cioè, quindi alla fine voglio dire, sta gente, cioè, però vedi, nel senso, in quell'ora che io magari giro una scena, mi vado a prendere un caffè fuori, una passeggiata, e mi fa molto più bene, capito che ti voglio dire? Quindi Sì. è un po' così, sono un po' demotivato sotto questo punto di vista, mentre invece col teatro, sai, mi sto interfacciando con tutta gente nuova, c'è gente che muove il culo da casa, non sta dietro la Beh, è tastiera a un approccio scrivere. completamente Muove il culo da diverso. casa per andare a vedere una roba a teatro, Non quindi si è può proprio scaricare illegalmente uno spettacolo no, no, teatrale. no, ma c'è anche gente, sai che quando io sono stato a Roma, per esempio, con la performance, l'ho fatto sapere il più possibile anche alla gente che conoscevo, che ovviamente c'è stato pubblico, ma nessuno che conoscevo, quindi meglio così, è gente nuova, però gente che mi ha scritto: "Ah, non sono riuscito a passare", ma non è che c'hai un link per vederlo? No, non ce l'ho. Vaffanculo, va. Ma non è che perché non fai video dello spettacolo? Perché è uno spettacolo, lo devi andare a vedere a teatro, non è una video performance, non è una performance Ma poi alza il individuale. culo. Stavo a Roma, cioè io mi sono fatto 4.000 km per venire a Roma, tu non te ne potevi fare 12, vai a cagare. Però ormai abbiamo questo atteggiamento, cioè gli devi andare sotto casa, gli devi andare dentro casa a portargli le cose, no? O me lo vedo quando mi fa comodo. Io mi ricordo che quando volevo andare a vedere i concerti dei cantanti che mi piaceva, viaggiavo anche in altre città, e adesso non si viaggia più per andare a teatro perché non trovo parcheggio, ragazzi, cioè siamo No, poi diventati no, l'hai fatto a veramente. Roma, non è che l'hai fatto in una piccola Sì, provincia ma ti dico, sperduta. però c'era una ragazza che è venuta da Massa Carrara, c'era un ragazzo che è venuto da Londra, c'era un ragazzo che è venuto da Genova, c'era un altro regista che è venuto da Napoli, quindi c'è gente che ha viaggiato effettivamente, perché ha detto: "Una volta che stai in Italia, cioè è sempre meno per me il viaggio che venire fino a lì dove stai te", no? E hanno fatto questo sforzo, tra virgolette, ma poi è stata un'occasione anche per rivedersi. Proprio quello che ti dico, cioè è una cosa che ci tieni, ci devi dedicare il tempo tu e anche da spettatore, magari te, come i film, no? Te lo vai a vedere al cinema, un film, se ti interessa il Comunque, cinema. sempre parlando, ormai il tuo profilo Facebook è il nostro content. Beh, perché si ricollega, perché tu hai un filo conduttore nelle tue polemiche. Hai postato, sempre parlando di registi che non gli puoi dire niente e sono lì che piangono sotto la doccia così come se li avessero stuprati. Hai postato un articolo che cita una frase di Storaro. Vittorio Ah, sì. Storaro, il direttore della fotografia, che ha fatto giusto qualche filmettino noto, Spero che lo sappiano tutti qua dentro chi è Storaro, no? e che dice: "Sono ancora uno studente", no? E questo è un atteggiamento che noi avevamo già parlato di questo, no? In un'altra live, cioè qualcosa che. Ma anche che tutti i vecchi che hai visto nel mio documentario, cioè tutti i vecchi cineasti che hai visto nel mio documentario, hanno tutti questo atteggiamento da sto ancora imparando, sto ancora facendo gavetta, vado ancora a lavorare gratis, se mi chiamano. Quando oggi lo youtuber ti dice: ma quello è il mio tempo, ha un costo, il mio tempo è prezioso". E tutti questi pseudoregisti che hanno fatto un film da regalare su YouTube e si sentono già tutti Kubrick, no? Tra l'altro, a proposito di Kubrick, ne abbiamo parlato di questo anche qualche volta passata, anche ieri mi ha scritto. Te la leggo, mi ha Kubrick scritto: "No, non mi ha scritto Kubrick, dall'oltretomba no, quello è Red Ronnie che parla con i morti. con i morti". Sì, ha detto che lui ha parlato con Michael Jackson, però poveraccio. Sai che io ho i festival, no? Dirigo tre festival. Quando avevamo parlato del fatto che quando tu scarti un film, adesso c'è sempre l'ultima ruota del carro, No, cioè ti è quello che ha arrivata fatto. un'altra mail così? No, L'ultimo, cioè in genere sono quelli che hanno rispiegala. fatto il lavoro. Rispiega. Allora, io ho un festival, ho tre festival di cinema praticamente, di diverso genere, horror, erotico, eccetera, eccetera. Normalmente, quando tu scatti un film, sono sempre i più sfigati che ti vengono a scrivere, a insultare e chiedere motivazione del perché li hai scartati. Mentre dicevi le motivazioni. Magari sono che non è il del genere giusto per il festival, cioè non è O che semplicemente per tuo necessariamente è lavoro, perché. ma ce ne sono altri migliori del tuo, no? Cioè, Oppure tu ce ne sono migliori, esatto. hai fatto un lavoro che da 1 a 10 è 8, io ce n'ho altri 10 che sono tutti da 10 più, e il tuo purtroppo sta al di sotto degli altri. Devo scegliere i lavori migliori per quanto mi riguarda da proiettare, no? Allora, questo tra l'altro era arrivato come semifinalista, ma poi non ha passato la finale.
Quindi allora te lo leggo, te lo traduco un po' perché è in inglese. Hai selezionato il mio film come semifinalista nel tuo festival, ma poi hai cambiato lo status in non selected. Sì, perché non è stato, no? Una volta che tu hai selezionato un semifinalista, non lo devi lasciare così, non lo puoi cambiare. Per favore, mettilo indietro. Io credevo di partecipare a una competizione seria e onesta e volevo ricevere uno status di premio anche se il film non viene presentato al festival. Cioè, ma io che diritti ho nei tuoi confronti? Ma chi ti si incula? Hai fatto un corto di merda e ringrazia che sei arrivato in semifinale perché la roba era almeno peggio di altri, capito? Cioè, però ce ne stanno altri Ma meglio che questo hanno perché diritto. poi sono arrivate altre cose, giusto? Quindi era più. Ma sai, quando tu fai semifinalista, la meno peggio la metti avanti, no? Ti fai una scrematura, poi riguardi la roba nel semifinale e decidi cosa va in finale. E fai una Sì. scrematura man mano, è normale, cioè non è che subito metti ha vinto questo, poi magari te la fai già un'idea di che cosa è meglio di altro, però cioè sta cosa che tu sei quasi obbligato a dovergli dare il premietto, il Vogliono, ma poi ho contentino. notato proprio che c'è questa fame di premio, perché poi non capisco perché cosa, cioè tu puoi anche avere 1.000 premi, ma se il film non è buono, non è buono, Ma cioè. soprattutto se lo pretendi così, con questo atteggiamento. Cioè, no, una volta che hai messo lo stato di semifinalista, lo devi lasciare così, deve passare. Ma chi ti caga? Ma che obblighi c'ho io nei tuoi confronti? Ma vatti a fare una vita, veramente. E ritorniamo ai discorsi questa è una che da grande, se mai farà successo, sarà una delle due registe che vanno sui social a piangere perché non c'hanno abbastanza pubblico nelle sale, capito? Perché è colpa sempre del pubblico, degli Il esercenti, mai che il tuo pubblico film può essere una merda, no? Sempre colpa degli l'abbiamo detto altri. anche quando parlavamo del tuo cinema, cioè se scegli di fare un certo tipo di cinema, cioè tu puoi tranquillamente fare cinema commerciale, provare a essere, entrare in una produzione grossa e se sei bravo fare un filmone commerciale che è sicuramente più pubblico, ma se Allora, fai. io questo credo che l'avevamo già detto, correggimi. Quando io ho fatto Red Crocodile, io credevo, ero convinto che questo film lo avremmo visto in cinque. Io, l'attore, i miei amici e sua Perché era madre. troppo particolare come film. Ma lo volevo fare per me, perché quel film mi serviva di farlo in quel momento perché segnava anche la fase di un'uscita molto negativa, eccetera, eccetera. Chiaramente un film del genere non è fatto per la grande massa. Stranamente, invece, poi è il film che più di tutti è arrivato alle grandi masse. Non era nelle nostre intenzioni. È stato chiaramente un piacere. Quando il film è arrivato ai Davide Donatello e nelle sale, a me erano state proposte 40 sale. Che buttale via, ce l'avete bell'occhio, figurati. Perdonami, ringrazio per il raid Alice Black, grazie mille ragazzi, benvenuti. Gracias. Poi di queste 40 sale, in realtà credo che se ne sono state 6 o 7, effettivamente. Qualcuno Grazie trovi per il follow, online Sugaraio. un mio piagnisteo che da 40 sale me ne hanno ridotte a 7. Io ero felicissimo che il mio film fosse arrivato a una sala. Grazie per il Cioè, follow, Sadri. perché, no? Sì, no, Perché beh, ma è chiaro, pubblicano è chiaro. 2000, perché la gente non va, perché la. Le Cioè, fa. persone si comportano già come se fossero, non so come dire, già come se si proiettassero famose, arrivate. Come No, per questa è dire, anche gente che. mi manca il percorso, ma io già sono lì con la testa. Ci sono già un regista arrivato. Senti, io, perché poi tra poco dobbiamo chiudere, ho Sì. promesso un dissing di A Serbian Film. Quindi, a proposito di film particolari che appunto non sono, cioè comunque Serbian Film è un film che non è distribuito in Italia, che ha tutti i suoi problemi. Cosa ne pensi di questo film? Allora, io per parlare in maniera seria, Chiaro, chiaro. penso che il film ha una buona colonna sonora, che però non, a mio avviso non si sposa perfettamente con le immagini, cioè a molti questo contrasto piace, io invece lo trovo un po' forzato, un po' quasi sbagliato. Ha un'ottima fotografia e delle ottime scenografie, ha degli ottimi effetti speciali, che tra l'altro sono dello stesso autore degli effetti speciali di
Life and Death of a Porno Gang, che è un film sempre serbo dello stesso anno, che io reputo mille Bellissimo. volte migliore di Serbian film. Quindi la Serbia quell'anno 2008 ci ha regalato due film, A Serbian Film e Life and Death of a Porno Gang, stesso effettista. L'altro è veramente un capolavoro e l'altro veramente ha dei temi sociali molto forti, a differenza di Serbian Film, che invece ha spacciato tutta la sua popolarità come metafora di una condizione politica, che è una grandissima presa per il culo, perché penso che chiunque abbia un minimo di cultura riesca a capire che di quel film di critica politica e sociale non c'è niente, se non che dopo che l'hanno fatto si sono cacati sotto del vuoto che hanno presentato e quindi hanno dovuto metterci un'etichetta a tutti i costi. Sì, Allora, il film, ti ripeto, ha lo delle, ha spiego, una parte. scusami, spiego per chi non lo conoscesse, giusto in breve, nel film, perché è così, nel film ci sono due scene particolari, una di dove viene violentato un neonato, che anche solo a dirlo mi viene un conato di vomito, e poi un'altra scena di violenza e di incesto e di cose di questo tipo, di violenza sessuale comunque. Ha tante scene in realtà di violenza sessuale, fatte anche abbastanza bene, no? In un certo senso. Però effettivamente quando uno mette su in campo una cosa così grave come appunto la violenza sul neonato, Sì, che tra l'altro specifichiamo, non si vede, a parte che si vede che è non si un vede, però capolavoro, appunto, comunque non si vede, nonostante sia finto, non si vede anche comunque. se penso che molti avranno sperato che si vedesse, perché poi c'è tutto intorno ad alcuni film c'è sempre questa Ma sai, critica, a no? sto punto, già che lo stai facendo, a sto punto fallo fino alla fine, cioè pure il bambolotto finto, a sto punto Io sarei fallo. stato male comunque, anche col Quindi. bambolotto finto. Comunque, diciamo che quando metti in campo una cosa così pesante, poi la gente ti chiede, ok, ma perché? E tu dici, a quel punto Sì, è una metafora della società serba che ti fotte. esatto, è stato. Quindi tutti i film con Roberta Gemma sono una metafora dello Stato italiano che fotte i Esatto. possessori di partita IVA. Ah, dai, Perché su. ci voleva più coraggio, forse, a dire l'ho fatto solo per stupire, forse ci voleva più coraggio. Si vede chiaramente che quello è un film costruito per scioccare. Non c'è una vera e propria trama. E allora, è molto più scioccante di Serbian Film, un Antichrist di Lars von Trier, è molto più onesto, molto più vero che Serbian Film. Ormai Serbian Film c'ha la leggenda perché i meme, le cose, questo, quell'altro, se ne parla anche chi non l'ha mai visto, quindi è un film di una popolarità mondiale che sta sulla bocca di tutti, anche di quelli che non lo hanno effettivamente visto perché si tramanda come le tradizioni. Però oggettivamente il film, che sotto il punto di vista, ripeto, tecnico, è fatto bene, a livello di sceneggiatura e di regia è veramente povero. È veramente povero, se non addirittura in certe scene cade nel ridicolo involontario. E non è un film grottesco, è un film ridicolo involontario perché è ben diverso. E allora, come il finale stile Mulino Bianco, no? Che improvvisamente si cambia registro. Cioè, viene dipinta questa famiglia con la musichina, i sorrisini. Sembra una pubblicità che improvvisamente ti sei distratto e è partita la pubblicità delle macine. E Sì, è un invece po' no, è sempre strano. Serbian Film perché ti vuole un attimo distrarre da questo finale che dovrebbe essere shock, dove c'è questo suicidio di massa di soggetti. Mentre invece, Spoiler, sti perdonami, cazzi. ti prendo il film, Sì. tu resta qua. Ci è sparito. Non so se sono rimasto solo io online Eccomi. o se sono stato buttato fuori. Dite qualcosa. Eccomi, così facciamo anche pubblicità a Tetro Video, tanto per cambiare. No, perché il film è veramente fighissimo. Io ho la fortuna di avere questa edizione Ah, sì. stupenda. Tra l'altro, a Sì. me piace molto perché ho solo film, cioè fatti con questa sorta di digibook, come si chiama? Sì, Si chiama Heartbox. Artbox. Sì, che È ricorda un po' le l'unico, sono gli forchette, unici sì. film, ne ho tipo 4, 6, tipo di così. Sono gli unici che ho così in tutta la collezione, quindi mi piacciono tantissimo quando riesco a avere una roba diversa Sì, no, te li sono molto dalle belli. Purtroppo sai che non è andata molto questa linea, alla fine l'abbiamo dovuto abbandonare altre. Tra l'altro aveva il perché poster dentro, ce l'ho molto anche figo. io ce l'ho di Expiation, vedi che figata.
ridiamo, post. perché tu dici fai tutti gli sforzi, no? Poi per chi li fa gli sforzi? Questo è un DVD dove sta normale e questo è il book box. Dello La stesso gente... film? O no? No, 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 solo per... che la gente si lamentava che è troppo grosso, non mi entra nello scaffale dove tengo i DVD, mi si rovina la collezione. Cioè, e alla fine ne vendevamo di meno perché la gente chiedeva, ma non me lo puoi fare nell'edizione di plastica come gli altri? Cioè, tu vai a fare una roba No, veramente da invece è molto collezionista bello. figa, però era più alto dello scaffale, non c'entrava, e quindi si lamentavano che gli rovinavamo la linea dell'altezza della collezione, capisci? Comunque, Life and Pure Dead questo. Life and Dead È un of a Porno filmone. Gang è un filmone ed è molto più facile. Infatti, forse proprio perché in A Serbian Film non c'è niente che non riesci a leggerci molto. Invece, qua c'è tanto che ci puoi leggere, no? Perché. A parte che è carino che lui voglia fare il regista, ma poi si riduce a fare inizialmente il regista di porno e poi il film Poi di snuff. snap, sì. E, però appunto c'è la metafora poi del denaro e che comanda su tutto poi alla fine, soprattutto in uno stato, cioè in un post-guerra appunto, un post-traumi. Dove veramente le persone sono anche le migliori del mondo, poi si fanno cose che non vogliono fare, come prostituirsi, non che ci sia niente di male nel prostituirsi, però se non ti appartiene lo fai perché sei disperato e ti stai Sì, stuprando è una visione fondamentalmente. veramente sociopolitica, molto disperata, racconta un post-guerra veramente negativo, triste, a differenza dell'altro film che invece si è Però è anche fatto un con film la dove molto, bandiera. molto bello dove senti comunque anche la speranza dentro le persone, no? Che sono i protagonisti. Sì. No, c'è anche un Cioè. po' di grottesco. Lì, per esempio, il grottesco è voluto, a differenza dell'altro film, dove invece appunto ci sono scene che sono effettivamente... Sai, a me quello che ha dato fastidio è che stavo leggendo su Reddit, ci sono vari commenti del pubblico su Serbian Film, vari post dedicati, effettivamente ne parlano male tantissimo, perché un pubblico meno pilotato, no? Effettivamente riconosce quelli che sono i limiti del film. Per esempio, stavo vedendo su Reddit, sono centinaia i commenti che parlano di un film tecnicamente ben fatto, ma a livello registico o di sceneggiatura effettivamente vuoto. E addirittura si percepisce questa pretenziosità. A me ha dato l'idea, a differenza per esempio di un film di Pasolini o a differenza di un film di Trier, no? Che vedi cose estreme, vedi attori mettersi in gioco in scene molto estreme, no? Dal nudo, eccetera, eccetera, dove li vedi tutti coinvolti dentro. Sembra che invece in Serbian Film abbiano cercato tutti alla fine di dire. Cioè, sì, ci sporchiamo le mani, però poi ce le laviamo perché, oh ragazzi, era tutto finto, mi raccomando, era tutto un gioco. Noi volevamo fare la satira politica, intellettuale, no? No, cioè, non hai nemmeno le palle di prendere in mano la responsabilità di quello che hai fatto. Cioè, e mi ricorda, io lo dico Vabbè, sempre, però a legato. Serbian Film uscirà con Tetro Video? No. No, no, Ok, no. scherzo. No, no, è già Scherzavo, uscito con... scherzavo, No, scherzavo. Però se sarebbe... dovesse. Se dovesse. Commercialmente sarebbe un bel colpo, però sai, ormai sto film ce l'hanno veramente tutti, si trova veramente ovunque, sarebbe E più poi sai che un'attesa. cosa? Essendo così scabroso e così violento nei confronti dei minori come personaggi. Avercelo è anche, cioè, non so se tutti vorrebbero avercelo come oggetto fisico. Ma non lo so, beh, sai, il discorso è un altro, è che purtroppo, diciamo economicamente parlando, sarebbe comunque una spesa acquistare i diritti di questo film, stamparlo, eccetera. Io credo che non ne venderemo quasi niente, ma non per motivi di morale, quanto perché il film ormai è reperibile ovunque, anche nella rete. Chi lo voleva vedere lo ha Ma anni visto, fa chi lo ormai, vuole ce perché l'ha. anche una Sì, sì, certa sì, età. sì. E visto che ti dico, in tutta onestà, non è manco sto gran film alla fine, non credo che ci siano poi tutta sta gente che davvero lo vogliono tenere fisicamente sullo scaffale, capito? Quindi alla fine, Ci sono. ecco, sarebbe più un investimento, secondo me, a Tra l'altro, perdere. vabbè, ma ovviamente non penso tu lo sappia, non lo so neanche io, però ho notato che poi il regista non è che abbia fatto molte cose, ha fatto un altro film che però ancora non si sa niente. No, io non sapevo nemmeno che ne avesse fatto un altro, speriamo L'ho che visto da l'altro... IMDb, però appunto dico, non è che questo Però ha film, fatto che varie cose lui come attore, ha fatto dei documentari anche prima. però sembra Quindi. quasi che lo abbia un po' traumatizzato l'esperienza, cioè. Perché poi non ha più fatto niente. Dico traumatizzato per usare un termine a caso, però ci sembra quasi che abbia inter.
interrotto qualcosa questo film per Ma come è vabbè, stato accolto. sicuramente sai, fai una roba che fa discutere. Sicuramente un contenuto del genere in altri paesi non sarebbe stato possibile neanche girarlo, perché ti avrebbero messo proprio in galera. Quindi non, sicuramente c'ha un'etichetta addosso, però sai, alla fine sei un regista indipendente, anche io ho delle etichette addosso, perché io quando voglio fare un film, proprio perché sono indipendente, lo faccio quando voglio. Perché sono indipendente, non devo stare a dipendere da nessuno. Sembra sempre che iniziano indipendenti e poi vogliono la produzione che gli mette sul vassoio i soldini e tutto il lavoro fatto. E allora, cioè, lo puoi fare, ma vai a fare altre cose. Cioè, ripeto, se io voglio una produzione, a me hanno offerto un film in Germania anche 6 mesi fa, e ho rifiutato, perché non è. Cioè, allora, se, parliamo sempre di produzioni piccole. Però non è che sono quei soldi che mi cambiano la vita, no? Mentre invece andare magari 2 o 3 mesi in Germania e lavorare altri 3 o 4 mesi al montaggio a un film, invece la vita me la cambia per dei soldi che non sono poi così tanti, e fare in tutto questo sacrificio per fare una roba che poi non mi appartiene, no? Che non mi rappresenta. Quindi io, se volessi fare film con i soldi, basta che tratto determinati argomenti, la casa stregata, Certo. la protagonista donna che un po' si spoglia, un po' così, la ballerina, Certo. Infatti cioè, io o un dramma con i bambini, ecco, i soldi te li danno questa ho roba. un amico regista, insomma, uno conoscente regista che ha fatto un film molto patinato, molto alla Netflix, un corto, e parlandone, il suo obiettivo è cercare di farsi prendere dentro questo tipo di produzioni, quindi Mi sembra avere ovvio. imbroccarla così, quindi non è che ha fatto una roba ultra stramba, indipendente, underground e poi si lamenta perché il suo film non lo. Cioè, io Cioè. faccio erotiche dove uno si scopa il morto e poi che si vede tutto e poi però piango perché nessun produttore vuole credere in me a produrmi il mio dramma psicologico. Cioè. Più vocine Sì, vogliamo sì, sì. perché ci piacciono. No, perché io mi immagino sempre che questi parlano sempre un po' così, no? Il mio filmino, il mio coso, il mio Fanno un thriller po' gli innocenti, psicologico. ma Poi secondo te non ci intellettuale un po'. arrivano? Ci sono o ci fanno? Ci sono o ci fanno? Ci fanno Ci purtroppo. fanno. È per questo che fai la vocina. Tra l'altro ti do uno spunto per la prossima puntata che ti Vai. sorprenderà. A proposito di chi ci è e che ci fa, io invece sono un grandissimo fan di Lori del Santo, perché sono straconvinto che Lori del Santo lo fa tutto apposta, ne sono strasicuro, ho le prove, lei è la più grande troll di questi ultimi 10 anni. Ha preso per il culo tutti, dal pubblico alla critica, e continua a Sì, farlo. no, e mi ricordo che, se non erro, che Tutti pensano che sia scema, non è scema, assolutamente. nel drive-in faceva appunto era lì che forse si era costruito questo personaggio, che però era un personaggio appunto teatrale. Cioè lei Ma non è faceva la solo quello, allora sciocchina, no? Che non capiva tutti le la prendono cose. per esempio per il culo per le sue dichiarazioni su Lynch, per esempio, su Sorrentino, e ne ha fatta una di Ok, recente anche secondo su te è Woody Allen. tutto costruito? Allora, cosa ha detto di Lynch lei? Basta che fai tutti i film dove non si capisce niente, o di Sorrentino, basta che fai tutte queste carrellate e che ci vuole a fare un film di Sorrentino, o datemi a me i soldi che avete dato a Woody Allen e mi faccio il film migliore. Occhio, occhio. Questo l'ha detto Lori del Santo e tutti la stanno crocifiggendo, no? Chi altro dice queste cose? Pensaci bene. Quando esce un film di Lynch, i commenti sotto alle critiche di tutti gli italiani cinefili, quali sono? Non si capisce un cazzo. Sì. Quando Sorrentino vinse l'Oscar, 90% degli italiani, fa le carrellate, pare una cartolina di Roma, tutte carrellate, hai fatto il film di Sorrentino. Lei non fa altro che dare voce a tutte le puttanate che dicono i social. E lei si fa portavoce di quello. Quando ha fatto The Lady, pensaci esattamente, The Lady che cos'è? È un Instagram in movimento. The Lady è tutta gente che in mutande, in biancheria, va sulla terrazza e si mette a pensare: oggi mi sento vuota come questo spazio siderale che sto osservando. Sono i post di Instagram, ragazzi. Quella ha fatto in movimento una presa per il culo sociale Ma a lo tutto quello che è la rete sociale di oggi. ma si secondo te si smaschererà mai oppure sarà sempre
No, ma allora ti faccio un esempio, Zeleni, che quasi tutti avranno visto per prendere per il culo, no? È girato a Ma Milano, è per quella roba che esempio. sembra una Esatto, sì. telenovelas, sembra. Sì, esatto, una telenovela sgangherata, becera, eccetera. Sì. Lei ha girato, per esempio, degli esterni a Milano, no? Allora, a parte che ti farei notare come in The Lady quasi in ogni inquadratura ci sono sponsor, da Gucci a Ferrari, eccetera. Che significa Dolce Gabbana? Che significa che ti stanno sponsorizzando? Primo, le scene girate con la Ida Jespica, per esempio, a Milano, no? Che dice sono state rubate, improvvisate. Piazze vuote. Nessuno, cioè, tu vedi Aida Jespica che passeggia a Milano, una scema dell'Orio del Santo con una telecamera. Cioè, a volte giro io, mi si para gente davanti a salutare la telecamera o gente che dice che state facendo, e lì nessuno che va a interrompere, nessun vigile urbano che ti va a bloccare. Le musiche che usa, ti hanno mai bloccato i contenuti che hai postato su Facebook o Instagram perché per violazione di copyright delle musiche, no? A lei mai, eppure usa tutte canzoni hit americane del momento. Che significa? Non gli bloccano mai un contenuto. Che significa? Che lo paga Qua il c'è del contenuto. Ci stanno i complottismo, c'è soldi del dietro, ci stanno i complottismo. soldi dietro. Quella roba è fatta tutta, studiata, No, pagata e interessante. Guarda, io devo sponsorizzata. essere sincero, l'ho vista di sfuggita quando qualcun altro la perculava. Però adesso mi hai messo la curiosità, andrò a vederla. Ogni dichiarazione che lei fa sul regista sono una summa di tutte le dichiarazioni social che hanno fatto su quel regista. Non è mai casuale, non è mai casuale che lei dica quella cosa di quel tizio. E tutti la prendono per il culo, ma in realtà lei sta prendendo per il culo il pubblico. Allora, mi informerò perché mi ha incuriosito parecchio. Io invito tutti a seguirci tutti i giovedì alle 12:30 quando mi insieme a Cristoforo. Parliamo di cinema, un po' di tutto, di cinema e tutto quello che è intorno al cinema. Intanto ho fatto partire il ride. Grazie Domiziano, spero tu ti sia Grazie divertito, spero si a te, siano come divertiti anche gli sempre. altri. Ci vediamo venerdì sera alle 18. E poi appunto vi aspetto il prossimo giovedì con Dom, parleremo di Lady, faremo la Di The recensione Lady. di The Lady. E niente, grazie a tutti, faccio partire il ride e alla prossima. Ciao Ciao. Dom, alla prossima, grazie.